Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema. Le mani sulla città di Francesco Rosi, vincitore del Leone d'Oro 50 anni fa, sarà il film della tradizionale serata di preapertura della Mostra del Cinema di Venezia. Il capolavoro di Rosi sarà proiettato il 27 agosto in Campo San Polo, in un restauro digitale a cura della Cineteca Nazionale di Roma, effettuato per l'occasione e presentato in prima mondiale. Mentre L'Intrepido di Gianni Amelio con Antonio Albanese e Via Castellana Bandiera, esordio alla regia cinematografica dell'autrice teatrale Emma Dante, sono i due titoli italiani che con molta probabilità potrebbero essere in concorso alla 70esima Mostra del Cinema di Venezia, che si terrà dal 28 agosto al 7 settembre. Rimaniamo in laguna perché Haifa Al-Mansur, prima regista donna dell'Arabia Saudita, presiederà la giuria del premio Venezia Opera Prima Luigi De Laurentiis della 70esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. La giuria assegnerà un premio di $100.000. Ma parliamo ora di nuovi progetti. Willem Dafoe vestirà i panni di Pierpaolo Pasolini nel prossimo film di Abel Ferrara, che porterà al cinema gli ultimi giorni della vita dell'artista, ucciso il 2 novembre del 1975. Sarà una produzione europea che avrà come protagonisti la belga Valimage, la francese Capricci Film e l'italiana Urania Pictures. Mentre il 2015 vedrà il ritorno di James Bond con la regia di Sam Mendes e Daniel Craig nei panni di 007. Il 24esimo film della serie uscirà il 23 ottobre in Inghilterra e il 6 novembre negli Stati Uniti. Skyfall, il Bond numero 23, ha guadagnato $1.200.000 ai botteghini ed è stato campione di incassi in assoluto in Gran Bretagna. E a proposito di ritorni, dopo 25 anni torna in sala uno dei capolavori di Bernardo Bertolucci, L'ultimo imperatore, che girò nella Città proibita. Il maestro, presidente della giuria della Mostra del Cinema di Venezia, ha lavorato alla nuova versione che tornerà in sala il 10 e l'11 settembre in versione 3D. Tra i premi vinti dal film ricordiamo 9 Oscar, tra cui miglior film e miglior regia, 10 Golden Globe, 3 BAFTA, 9 David di Donatello, il premio César, 4 Nastri e un Grammy. È tutto da Laura Buffa, buon cinema!